Il calcio in Italia per la gran parte dei maschi è un collante sociale molto forte, è come parlare di fregna. La differenza tra parlare di calcio e parlare di fregna è che il calcio abbiamo capito come funziona. Però una cosa del genere, io stavo qui a palleggiare, mentre palleggiavo ti dicevo: ma quindi non è vero che nel calcio femminile siete tutte lesbiche? E io ti avrei risposto tipo: fatti i cazzi tuoi. Ma quindi se comunque ci sono anche delle calciatrici etero, se io ci provo con una ragazza ci sta. Fatti i cazzi tuoi. Ok, chiaro. In un paese come il nostro, dove non famo altro che parlare di calcio e di fregna, snobbiamo il calcio femminile. Cioè non c'ha senso. Cioè è calcio e fregna contemporaneamente. È come un ordine di Just Eat consegnato da una modella di Pornhub. Cioè è tutto quello di cui un uomo ha bisogno. No. Tu sei Giorgia Gigia, ok. Questo lo sapevo. Quando è che hai fatto la striscia sesso e calcio per Repubblica? Allora, sesso e calcio è cominciato nel 2014 per i mondiali con Maria Beatrice Lonzi. Abbiamo cominciato questo progetto qui sul calcio femminile in relazione poi ai mondiali. A parte mi piaceva vedere la striscia, però la prima cosa che avevo pensato era... Quanto è fregna? Sì. Ah vabbè, ma le calciatrici sono tutte scaldabagni. Fatevi un giro su Instagram: Dalila Di Cicco, Giade Kovacevic, Deborah Naticchioni, Martina Piemonte, ragazzi. Classe 1997, una stangona mora alta 1,80 m, ex Verona, ex Siviglia, attaccante della Roma, 3 volte in nazionale. Oh, Giulio, mi fai dribblare la prostata tutti i giorni. In realtà non lo sapevo che tu eri un'ex calciatrice. Oh, sì, che tendo a non palesarlo troppo, perché sennò, sai, la prima cosa che ti... Ah, fai 2 palleggi. Ma che cazzo vuol dire? Io sono avvocato, davvero, faccio 2 sentenze. Il fenomeno proprio da baraccona, ho cominciato col maschile quando ero piccola, perché mi piaceva Ollie e Benji, ero innamorata proprio persa di Mark Lenders per le maniche che tirava su. Classe mia c'erano proprio delle fazioni di maschi che volevano che io andassi a giocare in quella squadra. Perché eri brava. Ma in realtà credo che fossi già fenomeno da baraccone, cioè l'unica ragazza nel circondario di Padova che voleva giocare a calcio. E poi ho ripreso quando avevo circa 14 anni con calcio femminile. Beh sì, però casomai sono lesbiche. Non sarebbero comunque le prime lesbiche su cui mi faccio le seghe, quindi non vedo proprio dove è il problema. Mi ricordo che ho cominciato a giocare con questa squadra che si chiamava Real Padova, che tu dici: minchia, Real Padova. Il Real Padova. Ci sarà Cristiano Ronaldo con i tacchi. Cioè, tutte ragazze che avevano circa 15 anni più di me, o 14, che avevano creato questa squadra qui, ma senza sapere neanche le regole del calcio sostanzialmente. Mi ricordo il portiere che era uscito dall'area prendendo la palla con le mani, tipo l'arbitro tipo: mi spiace, no, non funziona proprio. Ma in che senso no? Non si può. Diciamo che si dice portiere, anche se sei femmina. Non è portiera, esatto. È più quella della macchina. Esatto, Redex. Difensore o difensrice? Ma no, anche perché trequartista finisce con la A, okay, poi. Giusto. Tra l'altro io ero trequartista, quindi... Attaccante è neutro. Mediano è... vabbè, un brutto ruolo, quindi non sì, ci interessa neanche particolarmente. Centrocampista comunque. Ecco, con la ala, ecco la A. Hai visto? Panchina. Traversa. Tribuna. Diamo un messaggio. Becca, la nomenclatura del calcio è più femminile che maschile. Sono arrivato in Serie A2, che non vuol dire per tanti un cavolo, perché dice A2. Adesso stanno riformando tutto il calcio femminile, quindi ci sarà di nuovo A, B, C, D, ma con dei livelli più alti, perché adesso lo sai che è nata la Juve femminile seria. Tutta la Juve femminile proprio associata con la Juve. Stanno vincendo ovviamente tutto. La pagina Instagram della Juve ha anche le foto del femminile. Sei una che gioca a buoni livelli, però non la conosceva nessuno. Adesso c'hai le foto vicino a Cristiano Ronaldo. Capisci? Quando ho mollato io Col cazzo. E poi l'anno che ho mollato io hanno fatto l'album delle figurine Panini. È stato il mio più grande rimpianto in assoluto. Aspetta, facciamo una cosa. Guarda bene un attimo in camera, te la faccio io la figurina poi. Ma tu avresti fatto questa faccia, sì, al fotografo. Forse per questo che no. E le altre cose che potresti sentire sono tipo le domande, davvero cose realmente accadute, sul fuorigioco c'è, in quante giocate, le porte sono grandi uguali, il pallone pesa uguale. Pesa 4 etti un pallone, ma che domanda è? Come se vai al ristorante e chiedi alla cameriera: scusi, vorrei una carbonara. Però oggi solo mezze porzioni, perché non abbiamo il cameriere maschio, non riesco a portare i piatti. Anzi, se per cortesia, visto che pure la cassiera è donna, se non esagera con gli spicci che la sbilancia. Ma che...
Veramente. Quando arriva un arbitro donna, 99% dei casi senti dei casi di sessismo mostruosi. È capitato per più volte e senti i commenti: no, vabbè, ragazzi, un arbitro donna. Un arbitro donna. Ma le donne possono arbitrare? E in quei casi proprio guardi e dici: ti guardi come sei vestita? Bello. Quando arriva un arbitro carino, nonostante tutto quello che possa succedere all'interno dello spogliatoio, immediatamente tutte che... Ops. Cosa ti scolli che c'è la maglietta orribile? Perché le magliette sono della squadra maschile spesso, quindi ti danno tipo i camicioni. 99% dei casi. Quando fai l'appello iniziale che ti dicono, che ne so, nome, devi rispondere Mazzucato 7, quindi cognome è il numero, vedi proprio Mazzucato 7. 3-4-7. E in campo, quindi che ne so, fallo. No, arbitro, tutto a posto, sto bene, grazie. No, non si preoccupi, non c'è manco bisogno di dare il cartellino giallo. Quello mi ha fatto il fallo perché vuole la sua attenzione. E spesso gli arbitri ci stanno pure. Sanno che stanno arbitrando 22 ragazze. Okay, che è un certo. Po' un sogno erotico anche in qualche modo. Beh, ora che ci penso, tanti... non è sì. Vero ora che ci penso, ci ho pensato dal primo giorno che mi è venuta questa idea. Lo so, che quella lo è una so, cosa campo figa. Di fango, lo so, sì. Scivolate, sì. Tirate di capelli. Devo dire che le risse in aria nella schiuma non ho... La schiuma cioè... non necessariamente la mettiamo. No, però devo dire che quando poi la FIFA ha tirato fuori la bomboletta per segnare le speranze, io una piccola speranza nel futuro ce l'ho avuta. Cartellino rosso. Sai... Rissa in campo, arriva l'arbitro che cerca di sedare ma viene travolto, allora la bomboletta lì comincia a... Ma poi stacco tutto a rallenti con gente stiamo che... facendo già un film porno, insomma, non è... No, porno ancora no, per okay, ora per me è solo una commedia, però... Ah, una commedia? Ma non fa ridere! Aspetta, non l'ho ancora girato, dammi il tempo, poi ti assicuro okay. Che farà ridere. Guarderò. Cerco un produttore per questa cosa. Purtroppo il calcio femminile è trascurato veramente anche da chi dovrebbe tutelarlo. Il presidente della Liga Dilettanti Belloli che disse una frase tipo: basta dare i soldi a queste quattro lesbiche. E Tavecchio aveva detto Lega. L'anno prima, due anni prima, ci siamo accorti che le donne non sono handicappate. E anche tu sei un genio, sei un genio. A me mi ha colpito tantissimo quel "ci siamo accorti", perché capito, c'è stato tutto un momento in cui loro lo davano per scontato. Sai, stanno lì tutti a fumare sigaro, a tirare bocce. Entra questa fregna col pallone sotto braccio in slow motion, poi comincia a palleggiare. Esatto. Stacco, conferenza stampa da Federazione. Ci siamo accorti che le donne non sono handicappate. Ok, giriamo questo spot e lo proponiamo alla Lega Dilettanti per il calcio femminile. Prego, sì. Dai. Andiamo a vedere la partita che so, è 2.35. Forza. Dai. Non so che ti fare. Chi gioca? Roma-Milan. Quando ancora mi fregava qualcosa del calcio ero romanista, quindi proprio... Però invece sarebbero tutti i presupposti per farlo diventare uno show veramente figo. Il calcio femminile. Secondo me fa, sai, tipo, registri la partita con le donne che insomma, fanno la partita eccetera, poi stacchi sulle interviste come nei reali, tipo c'è stata la tipa che fa: quando mi ha tirato i capelli veramente io non ho pensato proprio altro. No, ma in realtà io non ce l'ho con lei, soltanto che dal punto di vista professionale arbitro. Secondo me sarebbe un show meraviglioso. Anche ripreso da Sky spesso, che è una cosa meravigliosa, però tutto questo vuol dire che anche le ragazze sanno di essere riprese. Cioè la parte barbarica che c'era insita nel calcio femminile sei un po' mitigata. Prima se tiravi, strappavi le mutande, tiravi la coda, non ti vedeva nessuno, se non i genitori di quella con cui stavi tirando i tanga. Però a livello di parità dei sessi comunque qualcosa l'abbiamo raggiunto. Sì, sì, quando ho smesso io di giocare a calcio. Però come sono triste. Mamma mia. Quest'estate ci stanno i mondiali di calcio femminile dal 7 giugno al 7 luglio. Facciamo vedere che il calcio femminile attira l'attenzione, la gente comincia a investirci, sto paese veramente cresce, poi ci arriviamo ovviamente alle consegne di Just Eat che è modello di Pornhub, che cazzo? Scusate, ma hanno già giocato quindi? Sì, sì. Non era il 3? No, alle 12.30. Oh. Quindi hanno già giocato stamattina? Già. E noi perché sapevamo le 3? Che sbagliano anche sui siti gli orari. Che poi che rosicata, io avrei potuto venire stamattina, tu? Anche io. Comunque ha vinto il Milan, dato che tifavamo Roma. Quindi abbiamo perso. Sì. È per questo che siamo tristi? Sì. Non perché no. Non abbiamo visto la partita, sì. È perché abbiamo perso la partita. Sì. Che vita di merda. Ma so.